Non mettetevi troppo comodi perché abbiamo solo 20 minuti per parlare di questo accordo tra PD e 5 Stelle sul CR referendum. Rafforza una maggioranza divisa alle regionali? E poi c'è l'incognita MES e l'attacco di Saviano. Gli ospiti sono pronti, ne facciamo le domande. Sigla. Tanti gli argomenti che abbiamo in cantiere questa sera, l'Europa ci guarda, questo è il titolo, ma veramente gli argomenti sono i più svariati. Allora vi presento subito i nostri ospiti. Collegato con noi c'è l'onorevole Andrea Orlando del Partito Democratico, buonasera e bentornato. Buonasera. In studio con me Andrea Montanari, direttore dell'ufficio Studi Rai, già direttore del TG1, buonasera. Collega politico. Allora, poi andiamo anche dal direttore del Foglio, Claudio Cerasa, che è collegato con noi. Eccolo pronto anche lui. Allora, la formazione è questa. Non possiamo, onorevole Orlando, che non iniziare con l'attacco molto duro che c'è stato di Roberto Saviano, che ha definito il PD vapore acqua, e il segretario Zingaretti che cammina rasente i muri per non essere notato. È un po' una doccia fredda questa che è arrivata? No, più che altro è un intervento a mio avviso sbagliato. A pochi giorni dalle elezioni regionali Saviano ritiene opportuno attaccare l'unica forza che in questi anni si è battuta contro la destra e contro il populismo e invece tralascia di altre considerazioni di merito. La prima è questa che credo debba essere sottolineata. Nel giudizio di Saviano, che non condivido, non si scorda di considerare come in questo anno siano successe altre cose rispetto a quelle che lui ricorda. L'Italia è rientrata in Europa, l'Europa ha risposto diversamente che nel 2008, l'Italia ha gestito il Covid in modo molto diverso dai paesi guidati dai populisti. Poi però la cosa che mi colpisce di più è un fatto di metodo. Io mi sono sempre indignato quando gli esponenti della destra, quando Saviano poneva delle questioni, anziché rispondere a quelle questioni, lo attaccavano sul piano personale, gli contestavano delle posizioni precedenti. È esattamente quello che lui ha fatto nei confronti di alcuni esponenti del Partito Democratico. Siccome facciamo i politici, non è che non mettiamo nel conto questi rischi del mestiere. Il problema vero è che questo costume rischia tutto sommato poi di creare un clima nel quale non si fa neanche più troppo caso appunto al metodo che scelgono di seguire i populisti e tutti coloro che hanno una certa idea della lotta politica. Ci è rimasto male? Beh, insomma, ci ho riflettuto per come si deve quando una persona intelligente pone delle questioni. Rimanerci male mi sembra un fatto eccessivo, ecco. Allora, perché avete deciso per il sì dopo aver avuto una posizione invece convinta sul no per ben 3 votazioni? Beh, lo ha detto lei, la quarta votazione era stata per il sì ed era la conseguenza di una scelta politica che era quella di tentare di innescare con questa modifica dell'assetto del Parlamento un'altra serie di interventi che possono produrre un quadro di modernizzazione del sistema. Qualcosa si sta muovendo, va in questa direzione, è una scommessa che facciamo, mi sembra che questa scommessa andrà valutata nei prossimi mesi, per il momento credo che stiamo andando nella direzione giusta, dopodiché credo che si debba grande rispetto anche a chi sarà orientato stando nel PD o stando nel centro-sinistra verso un'altra direzione, si debba grande rispetto anche perché io francamente, lo voglio dire con molta chiarezza, non credo che la cifra di una democrazia e la forza di una Costituzione sia strettamente connessa al numero dei parlamentari. Direttore Cerasa, questo accordo sul sì rafforza realmente questa maggioranza? Beh, io penso che se ne dica intorno al sì ci sono tutti i partiti di questa legislatura che hanno votato in maniera quasi unanime qualche mese fa al sì al taglio dei parlamentari, che poi è un taglio che ormai sono più di 30 anni che viene in qualche modo inserito in tutte quante le riforme, e non vedo quale forza politica potrebbe avvantaggiarsi da un'eventuale vittoria del no, visto che in teoria sono tutti quanti per il sì tranne qualcuno
che lascia libertà di coscienza. Credo che le regionali siano una partita politica che avrà un peso sul Partito Democratico in particolare molto molto superiore a qualsiasi esito possibile sul referendum. Direttore Montanari, allora c'è una vignetta che abbiamo visto, intravisto prima di Giannelli, che riassume un po' questo matrimonio di Zingaretti e di Maio con un cuore, con un grande sì. Allora, uniti sì, sul referendum, però comunque ancora divisi sulle regionali. Che cosa manca e quali invece sono i punti di forza di questa, se possiamo chiamarla così, ritrovata armonia, come ci suggerisce la vignetta? Guarda, quello che manca, intanto quello che i punti di forza, ci sono 200 miliardi da spendere, c'è un'azione di governo da portare avanti e secondo me se si passa lo scoglio delle regionali, questa maggioranza ha la possibilità di andare avanti almeno fino all'elezione del Presidente della Repubblica, che poi vuol dire fino alla fine della legislatura, fondamentalmente. L'Europa chiede riforme, io credo che il PD e i 5 Stelle abbiano dimostrato fino a questo punto di reggere l'impatto col Covid, ci sono stati problemi, soprattutto nella seconda fase, problemi anche importanti, però hanno retto in un momento molto difficile. A questo punto la sfida è quella delle riforme, quindi differenze e punti di forza andranno valutati nella reale capacità di rispondere all'Europa che dà soldi ma chiede riforme. Eh sì. Chiede riforme sul digitale, chiede riforme, penso che ne parleremo, sull'ambiente. E questa è la vera sfida e io credo che le differenze si potranno ricomporre se si trova una spinta riformatrice. Onorevole Orlando, il capo delegazione del PD Franceschini ha invitato sia la destra che la sinistra a un patto sulle riforme. Allora, ci sono state delle risposte, poi il clima le sembra favorevole per sedersi tutti intorno a un tavolo? Dalle risposte direi di no, però io credo che sia giusto insistere. Quando si parla di riforme che riguardano le regole del gioco, tanto più è ampia la maggioranza, e tanto più è condivisa la modifica e tanto più è solida la decisione che può emergere. Quindi credo che sia una scelta giusta. Però mi lasci aggiungere una cosa alle Prego. considerazioni che sono state fatte. È vero che c'è il Recovery Fund, che è sicuramente un forte incentivo a trovare un'intesa. È anche vero che il Recovery Fund non è una schedina che è uscita al totocalcio, è il frutto di un'iniziativa politica, lo dico anche per Saviano, che ha modificato il posizionamento dell'Italia a livello europeo. Io nei giorni del lockdown, quando Zingaretti era fuori gioco, facevo il segretario reggente, diciamo, e in quei giorni non ho dormito 2 notti dopo i vertici europei, perché se la risposta iniziale fosse stata quella della Lagarde, avremmo davvero salutato l'Europa. Si è andata diversamente perché in Italia con la Francia e con la Spagna c'era un governo nel frattempo che ha lavorato per fare in modo tale che la risposta del 2020 fosse profondamente diversa da quella del 2008 e oggi abbiamo il Recovery Fund. Ora si tratta di utilizzarlo al meglio. Sì, sono stati giorni che hanno fatto perdere il sonno a molti, credo. Direttore Cerasa, come la vedi questa apertura al MES di Conte che ha detto io e Gualtieri non diciamo né sì né no, deciderà il Parlamento? Ma chiamarla apertura è un'affermazione Troppo, dici? molto, molto spericolata. Sì, io non ho alcun tipo di dubbio sul fatto che questa maggioranza attiverà la linea di credito sul MES per una ragione legata a risparmio, perché 3 giorni fa l'Italia ha piazzato dei titoli ventennali con grande successo e quei titoli avevano un rendimento dell'1,8%, mentre il MES ha un rendimento dello 0,18%, quindi è evidente il risparmio che si avrebbe. Ma dopodiché c'è un particolare che spesso viene ignorato, perché come sa benissimo Andrea Orlando, all'interno del Piano Nazionale delle Riforme, il PNR, presentato a luglio da questo governo, vi è una sezione dedicata alle spese sanitarie previste da questa maggioranza nel prossimo anno e casualmente la cifra indicata, sapete qual è? È 32 miliardi, 4 miliardi e meno dei fondi che potrebbero arrivare con il MES qualora dovesse essere attivata la linea di credito sulle spese sanitarie. Quindi diciamo, speriamo che dopo le regionali si concluda questa scena un po' patetica e speriamo che però il PD, piuttosto che limitarsi a dire facciamo una cosa, la faccia quella cosa e metta un po'
così con le spalle al muro i 5 Stelle, cercando di depurare ancora di più quell'antieuropeismo residuo. Direttore Montanari, la posizione sul MES aggrega e divide anche forze politiche molto distanti tra di loro. Potrebbe essere questo invece l'elemento di rottura o comunque per incrinare questo rapporto ricreato tra il PD e il Movimento 5 Stelle? Ma no, io direi che Claudio ha ragione quando dice che il governo attiverà questa linea, perché abbiamo una condizione nel paese molto difficile, non si può scherzare con questo tipo di cose. C'è stata una battaglia che Orlando ha ricordato in Europa, si sono ottenuti dei risultati in termini di credito importante, sia economico sia politico, no? E quindi adesso bisogna dimostrare di avere la responsabilità di spendere e, insisto, la capacità di individuare linee di riforma sui terreni decisivi dell'ambiente e del digitale. Io voglio ricordare che noi siamo in questo paese, e non è responsabilità di questo governo, tanto per capire, perché è un problema che viene da lontano. Noi siamo, secondo il DESI, che è il Digital Economics and Society Index, noi siamo l'ultimo paese d'Europa per capacità sul digitale. Abbiamo avuto questa disruption, questo cigno nero del Covid, abbiamo fatto tutti il lavoro remoto, abbiamo avuto un gradino, un avanzamento sul digitale. Prendiamo questa spinta per portare avanti le riforme del digitale. Io credo che questo sia il tema, e non vedo davvero, a meno di voler fare un suicidio politico, le condizioni per una rottura su questo. Orlando, lei vede una possibilità in realtà di rilancio di questo paese dopo una tragedia così grande come quella della pandemia, sfruttare questa tragedia per invece ripartire alla grande? Assolutamente sì, io sono convinto che sia una grandissima occasione, purché non utilizziamo i soldi per finanziare quello che non funzionava già prima, a partire dal MES. Io sono convinto che il MES lo sarà preso, nonostante Cerasa ci invita a essere più assertivi. Faccio presente a Cerasa che i rapporti di forza sul MES nel Parlamento in questo momento vedrebbero il PD, che ha circa il 10% dei parlamentari a favore e quasi tutti gli altri, a discussione di Italia Viva, contrari. In verità io credo che la forza dei fatti spingerà nella direzione di prendere il MES. Sarà importante prenderlo con un grande piano di ristrutturazione della sanità, non possiamo finanziare cose che non funzionano. E lo stesso vale anche per gli altri settori delle linee guida del recovery, penso alla transizione ecologica, penso all'innovazione tecnologica che giustamente ha ricordato Montanari, e penso alla questione della lotta alle diseguaglianze, perché questi sono tre obiettivi che sono indicati nel recovery. Io credo che abbiamo un problema serio, se non lo vogliamo nascondere, è quello di educare rapidamente una pubblica amministrazione molto anziana, poco digitalizzata, che parla poco le lingue, a far veloce e a imparare a spendere e a programmare dopo molti anni in cui l'attività prevalente era quella di controllare e di tagliare. In questo senso credo che ci vogliano nuove figure rapidamente anche da reclutare e molti giovani che devono entrare nella pubblica amministrazione, perché altrimenti il rischio è che, come dire, si arriva alla stazione con il biglietto in mano ma non siamo in grado di salire sul treno. Questo è il rischio più grande che vedo e che dobbiamo superare rapidamente. Cambio argomento, ma non tanto, perché vi seguo lungo questo filo rosso, perché voglio leggervi queste poche frasi. Cari ragazzi, tocca a voi, prendete per mano i vostri genitori, i vostri professori, in questo momento di incertezza prendete per mano l'Italia. Lo ha scritto la senatrice a vita Liliana Segre, che oggi compie 90 anni, da parte nostra credo di tutti gli auguri, e glieli facciamo così, poi ne parliamo. Laura Gialli. Un'esistenza vissuta appieno, quella di Liliana Segre, ricolma d'amore, quella avuto nell'infanzia dai nonni e dal padre, grazie al quale sopravvissuta ad Auschwitz, quello del marito, dei figli e nipoti, per affrontare il dopo. E poi l'affetto dei ragazzi che in questo compleanno così speciale l'hanno inondata di auguri e ringraziamenti per il suo essere testimone. Io sento personalmente che devo fare il mio dovere finché avrò fiato, e lo devo ai miei, che sono cenere nel vento di Auschwitz, e a quei 6 milioni colpevoli di esternati che per questo sono morti.
Non si è mai sentita una cosa, Liliana, neanche quando nel lager l'hanno schiavizzata, costretta 3 selezioni alla marcia della morte, e aveva solo 13 anni. Questo le dà la forza per denunciare ancora oggi i mali della società, gli stessi di sempre, indifferenza, razzismo, xenofobia e quell'odio imperante che la costringe a vivere con la scorta, ma non le leva la speranza. Per essere forti si devono avere dei sentimenti forti, che non sono quelli dell'odio, sono quelli della propria etica, della propria morale e di una gamba davanti all'altra. Una grandissima lezione di vita è questo invito ai ragazzi in questo momento che riparte la scuola tra mille polemiche. Onorevole Orlando, fermo restando quello che ha detto la ministra Azzolina, che il rischio è zero, a suo giudizio siamo pronti a tornare tra i banchi? Ma io faccio una... Intanto vorrei fare gli auguri alla senatrice Segre. E vorrei dire che il suo messaggio è un messaggio fortemente politico, perché dice una cosa sostanzialmente in modo molto bello: i giovani devono essere quelli che promuovono un momento di unità e che aiutano a tenere fuori le polemiche e gli scontri dalla scuola. È un invito che vale anche per la politica, io credo. Evitiamo che la scuola sia oggetto di scorribanda elettoralistica per la campagna elettorale, aiutiamo i dirigenti scolastici, aiutiamo gli enti locali, valutino loro le condizioni che di realtà in realtà si sono determinate, il governo faccia la sua parte, mi pare che fino qui la stia facendo, non senza problemi, ma la stia facendo, e promuoviamo il massimo grado di unità possibile ed evitiamo, diciamo così, che le polemiche possano in qualche modo aggravare una situazione che è già molto complicata. Non possiamo permetterci che i giovani perdano un'ora di scuola più dello strettamente necessario, perché già hanno chiuso male un anno scolastico e ciò che si perde oggi rischia di essere un'ipoteca sul futuro. Andrea. No, io voglio dire che ovviamente bellissimo il messaggio di Liliana Segre. A me piacerebbe che all'inizio di quest'anno scolastico si parlasse nelle scuole del caso di Villi Monteiro. Perché noi abbiamo avuto un episodio che, in quanto odio, io non so se è stato odio razziale, se è stata violenza cieca, se è stato un rigurgito fascista. Qualunque cosa sia, io penso che i ragazzi devono parlare di questo a scuola. Perché a me sarebbe piaciuto, la politica ci ha provato, anche il PD ci ha provato, sarebbe piaciuto che in questo paese partisse un movimento come quello che abbiamo visto negli Stati Uniti in casi analoghi, perché ho la sensazione, io ho visto Chiara Ferragni parlare di un clima, no, di violenza fascista, sono intervenuti i rapper, mi pare che ci sia voglia di parlare di questo, ma non riesce a partire un dibattito sufficientemente forte. La scuola potrebbe, forse dovrebbe essere il luogo nel quale parlare di cose di questo genere, perché questi sono proprio quei giovani, no, su cui Liliana Segre ha detto dobbiamo puntare. Ovviamente non sono tutti così, ma c'è bisogno di parlarne. Direttore Cerasa, il Premier Conte ha detto porterò mio figlio a scuola e sarò tranquillo. Che ne pensi? Siamo pronti? Io penso che siamo abbastanza pronti nei limiti del possibile, perché viviamo una stagione di pandemia dove però sappiamo anche una cosa chiara, che ciò che avverrà all'interno delle scuole, anche le problematicità che saranno legate all'interno di ciò che accadrà a scuola, hanno a che fare molto con quello che succede fuori dalle scuole. Quindi diciamo il primo atto di responsabilità anche per proteggere chi sta a scuola e gli studenti, gli insegnanti, il personale scolastico è comportarsi bene seguendo tutte quante le norme principali del distanziamento, della pulizia delle mani, delle mascherine fuori dalla scuola. Dentro la scuola c'è un grande problema ed è inutile nasconderselo, che è la figura più triste e meschina fatta dal governo in questi mesi, che riguarda i banchi. Erano stati promessi questi banchi all'inizio dell'anno scolastico e tutti coloro che hanno figli a scuola stanno ricevendo in queste ore le mail dei presidi che dicono ci dispiace, non abbiamo i banchi che avevamo chiesto e che volevamo pur volendoli comprare. E questo è un piccolo problema, ma è un problema. Ricordando però che laddove le scuole hanno riaperto, in Germania, Scozia, Regno Unito, in queste settimane
le cose non sono andate male, quindi realismo, criticare ciò che va criticato, ma anche avere un relativo ottimismo su come andrà nei prossimi mesi. Adesso voglio portarvi un po' fuori tema, tanto siamo in chiusura, perché voglio farvi vedere una foto che fa discutere oggi sia sui giornali che sui social. È la foto di una donna, la vediamo insieme, che a causa del suo vestito è stato vietato di entrare al museo di Parigi d'Orsay. In Francia a questo punto si è aperto un dibattito sul mutato senso del pudore. Allora io vi vorrei chiedere, perbenismo e politicamente corretto non rischiano di stritolarci? Vorrei partire rapidamente con l'onorevole Orlando. L'aiuterei volentieri se non fosse che io non vedo, non vedo il monitor e quindi mi è molto difficile dare un giudizio. Andare a immaginazione è un po' difficile, va bene, allora le mando una foto e poi la rinvito. Ci esibiamo spesso in dichiarazioni sul nulla, ma proprio alla cieca, è complicato. Diciamo. Allora le manderò una foto su WhatsApp e poi la rinvito. Andrea. Ma io non lo so se questo è un problema di politicamente corretto, io ho l'impressione che ci sia un po' il sopracciglio alzato, lo sciovinismo francese, cioè questa è una bella signora e mi pare che, come dire, in un clima di bellezza come quello dei musei ci stesse benissimo, quindi io francamente avrei avuto un atteggiamento un po' più rilassato. Un po' più rilassato. Direttore Cerasa? Noi domani sul Foglio ospitiamo una lettera di Mario De Simoni, che è, tra le altre cose, diciamo, è responsabile anche delle scuderie del Quirinale che hanno organizzato questa stupenda mostra su Raffaello, che sul Foglio inviterà tutte le donne che vogliono andare in maniera un po' scollata ai musei a venire senza problemi. Onorevole Orlando, allora con la promessa di mandarle la foto e di rinvitarla per sentire il suo parere, perché giustamente è stato tagliato fuori per mancanza di visione, diciamo, di questa bella signora, la ringrazio moltissimo, ringrazio i nostri ospiti e vi do appuntamento a domani dopo il telegiornale. Grazie a voi. Buona serata.